Come direbbe Shakespeare, bookshelf tour o non bookshelf tour? Questo è il problema. Ciao Booklovers, oggi mi rivolgo in particolare a voi amanti dei libri, voi soprattutto che amate guardare video di libri qui su YouTube. Ho bisogno di voi, chiedo umilmente il vostro aiuto su una questione dalla quale non so districarmi. E la questione è Bookshelf Tour. Il video Bookshelf Tour mi è stato già richiesto da parecchi di voi ed è già da un anno che vorrei farlo, però non l'ho ancora fatto, ma non perché non voglia farlo, ma perché ho parecchi dubbi sulla realizzazione di questo video. Il mio dubbio principale è come faccio a fare un bookshelf tour decente della mia libreria, che ho una miriade di libri. Tenete presente che quella che vedete alle mie spalle è una libreria che contiene davvero moltissimi libri, ma che poi ne ho una più piccola nera e poi ne ho anche un'altra a vetrinetta bianca, sempre Billy dell'IKEA. Quindi anche se le altre due sono piccoline a confronto, ci sono anche loro. Io non ho mai contato i miei libri perché sono davvero tanti, sono davvero troppi e poi il loro numero è sempre in continuo aggiornamento, però una cosa la so di per certo. Il numero dei miei libri è attualmente meno di 3.000. Però più di 2.000, e quindi capite bene che anche soltanto pronunciando il titolo di ognuno di questi libri diventa un video lunghissimo. Innanzitutto, se facessi un bookshelf tour, vi anticipo già che sarebbe una sorta di lista della spesa, perché con così tanti libri è davvero impossibile per me soffermarmi a parlarvi di ognuno di essi. Pensavo magari di fare una piccola introduzione ad ogni scaffale, però poi di farvi vedere i libri che contiene ad uno senza commentarli singolarmente. E quindi domanda numero uno: voi sareste interessati a una tipologia di video così, tipo lista della spesa, o siete già annoiati prima di iniziare? Poi c'è anche la questione della lunghezza, sicuramente sarebbe un video lungo, troppo lungo per essere postato in una sola volta, però direi che sarebbe troppo lungo anche per essere postato in due volte, ma anche in tre volte. Io ho visto qui su YouTube video unici di Bookshelf Tour di 45 minuti con all'interno circa 500 libri, quindi capite bene che nel mio caso il tempo sarebbe nettamente maggiore. Quindi domanda numero due: preferireste che facessi più puntate da meno minuti o meno puntate ma molto molto lunghe? Secondo me molte puntate più brevi sarebbero sicuramente più guardabili a livello di tempo e potrei anche dilazionarle, nel senso non postarle tutte in una volta, però postarle un po' alla volta per darvi il tempo di respirare, però poi diventerebbe una sorta di telenovela spagnola e non so quanto vi interesserebbe vedere una ventina di puntate sulla mia libreria. D'altro canto, poche puntate vorrebbe comunque dire più tempo e quindi video più lunghi e noiosi. Il mio problema principale è che non voglio tediarvi e siccome questa una tipologia di video che mi richiederà molto tempo, sia per la realizzazione, ma sia anche per l'editing, perché per forza di cose dovrò fare moltissimi tagli per rendere il video più dinamico, perché la mia intenzione è comunque quella di fare un video snello e dinamico e quindi senza pause o punti morti, perché altrimenti ci addormentiamo tutti dopo 5 minuti. E quindi penso che mi richiederà addirittura più tempo la post-produzione piuttosto che la produzione, e sarebbe un vero peccato se facessi qualcosa di non gradito e che poi non aveste il piacere di guardare. Ok, mi sembra di avervi detto più o meno tutto. Fatemi sapere quali sono le vostre preferenze. Ditemi qualsiasi cosa in tal proposito, sono aperta a tutti i suggerimenti. Noi ci vediamo presto con un altro video sui libri, non un bookshelf tour al momento, però spero che in un vicino futuro riuscirò ad accontentare anche gli amanti dei bookshelf tour. A presto, ciao ciao!